ha l'obiettivo di far acquisire agli studenti, attraverso simulazioni pratiche, delle conoscenze relative a come funziona la nostra mente, ovvero lo studio dei processi cognitivi ed emozionali relativi alla percezione del dolore. Nei nuovi laboratori didattici del padiglione Valsava dell'ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì, la professoressa Katia Matarozzi, docente di psicologia generale del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale, ha avviato delle attività teorico-pratiche che vedono coinvolti gli studenti del secondo anno del corso di laurea di Medicina e Chirurgia di Forlì dell'Alma Mater. Studiano sostanzialmente i processi cognitivi, cioè quei processi che ci consentono di metterci in relazione col mondo esterno, e per uno studente di medicina, che quindi sarà il nostro futuro medico, è importante riuscire a comprendere attraverso proprio un metodo di apprendimento esperienziale. Importante far capire agli studenti che la percezione del dolore è soggettiva. La percezione del dolore e l'intensità può essere molto diversa tra gli individui, e questo dipende da molti fattori che possono essere le esperienze pregresse, la paura, aspettarsi di provare dolore, sentirsi in un luogo in cui ci si può affidare, un luogo sicuro, questo può modulare il dolore. Un percorso unico che prevede anche una parte pratica dove gli studenti sperimentano il dolore attraverso l'immersione della mano in una bacinella di acqua gelata a 2 gradi, mentre rispondono ad un questionario mirato. Non è altro che ricreare una situazione in cui lo studente viene sottoposto a una procedura e gli viene chiesto di immaginare di fare proprio un esame clinico che può dare dolore, e andiamo a vedere quanto questo dolore può essere modulato da variabili sociali.